davvero regalato fisicità e consistenza nell'area colorata e granata. Due su due per Mattia, più tre per Trapani, 55-52. Il protagonista improvvisamente è diventato questo vetrone, Luca Vetrone, classe 87, che è appena entrato in campo. Ha subito dato un contributo molto importante ai suoi. Abbiamo visto la conclusione di Ruggeri, ma gioco fermo, canestro non è valido. Rimessa in attacco sul lato corto di campo per Potenza. La Bella osserva il piazzamento dei compagni, ancora la Bella, conclusione poco fortunata per Potenza. Trapani che si riporta in attacco molto celermente, adesso sceglie di ragionarci un po'. Evangelisti nell'occasione forse esagera un po' con il palleggio, ma un altro canestro davvero per Palatifini, 57-52. Il fallo subito proprio da Vetrone nel suo tentativo a tre punti, più 5 per Trapani che sembra aver trovato un minimo la via per far rimanere lontana la squadra avversaria, però insomma il distacco è veramente ridotto per poter dire che Trapani abbia minimamente le mani sulla partita. Anzi, c'è questo ragazzo che da quando è entrato, Luca Vetrone, ha fatto benissimo. 2 su 2, avrà il terzo libero. In ogni modo i lucani sono a un possesso da Trapani. Ecco qua, 3 su 3 per Vetrone, 57-55. E adesso Trapani deve stare veramente attenta perché rischia di pregiudicare in un batter d'occhio una condotta di gara comunque più che sufficiente, in cui ha pagato soprattutto la disattenzione nella seconda metà del terzo quarto, quando ha attaccato con minor cattiveria e difeso senza l'attenzione necessaria, consentendo ai padroni di casa di portarsi sotto. Adesso questo è un canestro molto importante segnato da Mattia Soloperto, aiutandosi con il vetro, e solo chi ha delle mani dolci può far questo. 59-55, ma Potenza ci crede, anche se adesso banalmente perde palla la formazione di casa. Siamo davvero nella fase decisiva del match, 4 punti di vantaggio per i Granata. Calma e gesso, come dicono quelli che giocano a biliardo. L'attacco di Trapani, l'errore sul primo ferro, il rimbalzo per i lucani che si porta avanti con la Bella. Antrops, Ginz ne mette una delle sue, riporta a meno 1 Potenza, 59-58. Attenzione, in pratica Potenza ha vissuto il suo ultimo vantaggio sul 3-2, pensate, proprio all'inizio del match. Poi c'è stato un 9 pari, da allora Potenza non è mai andato in vantaggio. Vai Tex, no, non c'è neanche questa, pallone che si spegne oltre la struttura, ragion per cui automaticamente il possesso passa nelle mani di Potenza, che avrà il pallone per il sorpasso. Ripetiamo, Trapani è stata sempre in vantaggio, i lucani hanno messo il naso avanti solo sul 3-2 iniziale. E insomma sarebbe veramente un peccato se Trapani dilapidasse questa vittoria e questa prestazione, anche, ripetiamo, non scintillante ma contraddistinta da una buona solidità. Dicevamo sarebbe un peccato se la dovesse immolare sull'altare di una disattenzione di 7-8 minuti. Ma del resto tutti sappiamo cos'è la B1.
ora si chiama Dilettanti, ma la storia è lunga e la conosciamo da molti anni. È difficile vincere qualsiasi partita, fuori casa non ne parliamo, e appena cale l'attenzione un po'. Facciamo attenzione però, Potenza 1 sotto, Antrops ha realizzato poco fa da 3 punti, si alza ancora Ginza Antrops e dà fuoco, va davvero, dà fuoco all'atmosfera del Palazzo dello Sport di Potenza, avanti di 2 lunghezze, adesso Potenza di capo perde palla, è un momento in cui tutto sembra diventato una Caporetto per Trapani, recupera palla ancora la squadra di casa. Che peccato, 2 minuti e 27 da giocare, Trapani aveva questa partita totalmente nelle mani, totalmente nelle sue mani. Si alza ancora Vetrone, questa volta sbaglia sul primo ferro. Evangelisti, ci vuole un po' di calma, bisogna scegliere la soluzione a più alta percentuale, questo chiede il match in questo frangente. Santa Rossa si prova ad andare da solo Perto, Marcante, vediamo un po' la penetrazione di Marcante. 61-59, 2 minuti scarsi da giocare. Che peccato, che peccato. Ripetiamo, Trapani era avanti 41-27 all'inizio del terzo quarto. Ciò significa che da quel momento c'è un parziale di 34-18 e francamente a favore di Potenza, visti i valori delle squadre in campo, è un gap che Trapani avrebbe potuto evitare. Marcante sbaglia il primo, frangente non facile anche dal punto di vista emotivo, le bandiere svolazzano, lo avevamo sottolineato anche precedentemente. 61 a 60, un punto da recuperarla, bella in palleggio, chiama il gioco Antrops, questa volta esagera, sul primo ferro e senza ritmo. Un altro pallone per un altro eventuale sorpasso per Trapani. Forza, bisogna crederci, non si può buttare via questa partita. Marco Evangelisti a subir fallo, potrà andare in lunetta. È naturale che le speranze, le volontà siano affidate al nostro miglior marcatore della serata, Marco Evangelisti, che oltre a dimostrarsi l'uomo con maggior talento, ha dimostrato in questa serata lucana di essere certamente il più in palla, quello che può mettersi la squadra sulle spalle, intanto mette nel suo carnet personale, in quello della squadra, un altro punto e sono 2. Trapani si riporta avanti 62 a 61, sono 21 i punti di Evangelisti fino a questo momento. In attacco Potenza gestisce con un po' di fatica questo ulteriore possesso, la bella molto lontana dal canestro avversario, cerca ma non trova Antrops che adesso viene anticipato, Vetrone sotto a Ruggeri, trova un canestro che, se non andiamo errati, non viene convalidato alla formazione di casa. Canestro che non è buono, era stato fischiato precedentemente un fallo, siamo sul 62 a 61. Adesso vediamo lo sviluppo di questa azione, la ricezione di Antrops, la bella, Vetrone, si va da Ruggeri e qui c'è una decisione che francamente facciamo fatica a capire. Viene dato l'antisportivo a Ruggeri che l'ha ruzzolato per terra, adesso noi non siamo in grado di fornirvi il replay, con tutto il tifo, l'affetto e l'amore che abbiamo per questa squadra, francamente lo diciamo spassionatamente, se avessero fischiato un fallo antisportivo di questa risma ai danni di Trapani ci saremmo offesi per tanti anni, per cui va bene, incassiamo con piacere la decisione favorevole del duo arbitrale. Francamente però ci viene difficile capire la ragione di quello che è accaduto. Fallo antisportivo che comunque, chiudiamo qui questa questione a un minuto e spiccioli, 1-0-3 dalla fine, consente Evangelisti
di andare in lunetta con Trapani avanti di una lunghezza 62 a 61.